Benvenute e benvenuti a tutti, siamo qui sul nostro programma Mimose Tempo e comunque siamo qui per fare un'intervista a un assessore, assessore al Comune di Monza, piacere. Buongiorno, buongiorno Carlo a tutti. Abba. Allora, intanto lei si occupa di tantissime deleghe, no? Quindi qual è quella che le dà un pochino più di impegno in questo momento? Ma impegno le danno tutte perché sono varie e complesse, no? Cioè io ho le deleghe al commercio, attività produttive, marketing territoriale, turismo e agenda digitale. Quella che magari è più time spending è quella che riguarda il commercio, perché sostanzialmente ci sono 5.500 esercizi commerciali nella varia forma, quindi poi ognuno ha i suoi problemi, le varie categorie, eccetera. Diciamo che non è tanto problematica quanto richiede molto tempo. Molto tempo. E nel Comune di Monza qual è l'aspetto più innovativo in questo momento? Ma se dovessi dire una cosa, che riguarda le mie deleghe ovviamente, cerchiamo di fare innovazione un po' su tutti i campi, sia nel turismo piuttosto che nella parte dell'agenda digitale, perché ci siamo giudicati alcuni bandi significativi del PNRR. Quello che mi sembra più significativo in questo momento qua è la gestione che abbiamo approcciato sul problema della cosiddetta malamovida. Come tutte le città abbiamo alcuni punti della città che sono, vuoi per una densità, vuoi per attrattività di alcuni locali, ricordo solo una via che è la via Bergamo, nella quale in più o meno i 300 metri, una via ristrutturata e rimessa, come si può dire, attrattiva dal comune qualche anno fa, dove c'è una densità di locali, più o meno saranno 300 metri, sono una cinquantina di esercizi commerciali, però, e quasi 30 sono bar, ristoranti, piuttosto che lounge bar, eccetera, che sono aperti in varie ore della giornata. Allora lì abbiamo fatto un approccio diverso, abbiamo cercato di avere un approccio partecipativo, coscienti che la sola repressione, come è stata anche provato dalla giunta precedente, non è sufficiente. E allora prima abbiamo chiamato gli esercenti, gli abbiamo spiegato la situazione e cosa volevamo fare. Poi abbiamo chiamato i residenti e i rappresentanti, scusate, gli amministratori di condominio, e abbiamo spiegato la stessa cosa. E poi abbiamo fatto una riunione tutti assieme con dei delegati rappresentanti di ambedue le categorie, alla quale si sono associati i rappresentanti ufficiali delle categorie, quindi Confcommercio, Confesercenti, e lì abbiamo cominciato a impostare un discorso comune, ricordando ad esempio il rispetto delle regole già esistenti senza doversene inventare di nuove, come sono alcune presenti nel regolamento di polizia urbana, che riguardavano il fatto che ad esempio l'esercente è anche responsabile in una qualche misura del comportamento dei propri clienti quando escono nelle immediate vicinanze del locale, come fare musica, e questa cosa sta abbastanza funzionando. Lo stiamo ripetendo come approccio in altre aree della città, tarandolo opportunamente, perché non sempre la situazione è così complessa, a volte è più semplice, a volte è differente, quindi abbiamo imparato due cose. Uno, che il colloquio sta cominciando a dare qualche risultato. Secondo, che le soluzioni non sono ripetibili, sì che simpliciter, come certo direbbe un mio collega, il mio collega magistrato, ex magistrato. E quindi ecco, ci fa piacere che dentro il protocollo d'intesa che è stato redatto, diciamo così, da parte della prefettura, del prefetto, e che implicava appunto, per quanto riguarda il comune di Monza e qualche altro comune della provincia di Monza e Brianza, sostanzialmente riprendeva, ampliava il raggio d'azione e l'ampiezza, e sostanzialmente riprendeva gli stessi motivi. L'altra cosa che volevo dire, ovviamente non appartenendo al tavolo, ma c'è stata e c'è una costante collaborazione con le forze dell'ordine, a partire dalla polizia locale nostra, ma poi anche con le forze dell'ordine, diciamo quelle statali, polizia piuttosto che carabinieri. E quindi diciamo che tutti assieme, con un colloquio continuo, riusciamo, speriamo di riuscire a gestire la situazione. Per ora non sta andando male, però aspettiamo. Certo. Invece per quello che riguarda il turismo, visto che comunque è una sua delega, Monza comunque è una città che attrae da tanto tempo i turisti. Sì, abbiamo, a partire diciamo da Expo, abbiamo cominciato ad avere una qualche, come si può dire, presenza nel mondo del turismo. Dico Expo perché nel 2015 sì, contemporaneamente sono successe alcune cose, nel senso che è stato riaperto definitivamente il Museo del Duomo con la Cappella degli Zavattari, in cui ci sono i famosi affreschi, certo, della regina Todorinda, eccetera, e è stata aperta anche la Villa Reale, nella parte centrale.
E quindi in quell'occasione di quell'evento e dell'apertura di queste due grandi grosse realtà abbiamo cominciato a lanciarlo. Oggi, da allora, diciamo, il numero, se vogliamo dare una misura, il numero di presenze e di pernottamenti è in continuo e costante aumento. Anche quest'anno sta ancora aumentando rispetto al 2019, che è l'ultimo anno buono, e quindi continueremo con eventi in parte organizzati da noi, in grande parte organizzati dalle realtà che sono sul nostro territorio. Anche negli ultimi weekend si è stato fatto quasi l'overbooking da parte dell'ospitalità, e quindi questo vuol dire tanta gente che frequenta la città, che la Certo. conosce, che ne parla. Ma le strutture ricettive dove sono? Sono un po' fuori Monza o anche No, proprio in centro? ce ne sono anche in centro, sia in centro che sia appartenente alla città. Abbiamo, beh, anche ci sono quattro hotel a 4 stelle, tanto per partire da, Certo. vabbè, adesso non posso fare i nomi. E Sì, poi infatti c'è, si sta possiamo in, fare assolutamente, sono delle ci eccellenze. sta, ci stanno anche, stanno anche aumentando, vediamo qualche investimento che comincia a comparire. Teniamo presente anche che cominciamo, ci dicono l'Associazione degli Albergatori di Milano, non solo quelli di Monza, con i quali siamo in contatto, poi ve lo dirò un'altra cosa, che comincia ad esserci una certa preferenza di turisti, diciamo, con destinazione Milano, che in qualche caso preferiscono essere una città vicina, perché è vicina a Milano, ma anche a Lecco e Como, se vogliamo, se volete, alle Infatti. Prealpi. E comunque magari alla sera è un po' più tranquilla, permette, essendoci la presenza del parco, di fare un po' di sport tranquillamente. Ha una sua caratteristica che Da si più sta, misura e d'uomo, più, ecco, si diciamo. sta, che per chi vuole, capita spesso, c'è chi vuole andare nel centro delle grandi città, c'è chi vuole andare in un posto vicino, ma magari un pochettino fuori dal grande giro. E l'altra cosa è che abbiamo ricostituito il tessuto che avevamo messo assieme, quindi mettendo assieme in un tavolo di lavoro, per il momento in un tavolo di lavoro, di tutte le varie associazioni, gli artigiani, piuttosto che tutti coloro che sono attori nella filiera del turismo. E cominciamo a fare, sviluppiamo i piani assieme, li condividiamo con loro, ne condividiamo i risultati per poi eventualmente correggerli. Certo, e per quello che riguarda invece la parte commerciale, quali sono, diciamo, le attività più presenti sul territorio? Da un punto di vista commerciale? Sì. Beh, noi abbiamo in città, ovviamente, la domina la ristorazione con Sì. alcuni punti, e diciamo che quella legata alla somministrazione in generale. Abbiamo nel centro storico, che qualche volta, per chi conosce Monza, potremmo definire una sorta di centro commerciale all'aperto, perché c'è una zona Un pedonale che è quadrilatero quasi riccamente, della moda esattamente, milanese, senza allargarci diciamo. troppo, però abbiamo un Però. piccolo quadrilatero anche noi, dove si possono trovare attrattività, diciamo, e occasioni di shopping interessanti, anche con alcune recenti aperture che riguardano da una parte i ragazzini, ma non solo, dall'altra parte, Persone più diciamo, la fascia adulte. alta della gioielleria, Esatto, dell'orologeria, diciamola esatto. così. E poi c'è, nelle immediate vicinanze, tutto il tessuto artigiano, che è nel mobile, ma non solo, che è molto ricco e molto interessante anche questo. Certo, e per quello che riguarda invece quest'estate, che cosa succederà di bello a Monza? Beh, ci sono, oggi c'è, domani, scusate, c'è, diciamo, l'evento conclusivo di quello che abbiamo chiamato il Giugno Monzese, che è il tradizionale sfilata storica, che va a rievocare la regina Tondolinda in una certa fase. Oggi Bello. quest'anno è dedicata ai Visconti e all'Arengario, perché i costumi, adesso c'è un po' una, sembra quasi una contraddizione storica, però si riprendono gli affreschi degli zavattari che sono nella Cappella del Duomo, dove alcune fasi del periodo storico della regina Teodolinda sono però rieditate in abiti viscontei, quindi abbiamo questa sovrapposizione storica dovuta alla creatività appunto degli zavattari. Certo. Allora, il corteo storico, che vede centinaia di partecipanti e di figuranti, tutti in costume rigorosamente molto di ottima fattura, Sì. con una serie di rappresentazioni della vita dell'epoca, del Medioevo, quindi intorno al 1300. È un grande corteo che sfila per la città, che poi culmina in uno spettacolo in Piazza Duomo, con la compagnia dei pazzi, la raffigurazione, eccetera. Quindi è una Molto cosa bello. che ormai c'è da 42 anni, ha un suo seguito particolare, anche il nostro obiettivo è di allargarne la durata e l'attrattività. Certo, e ultimo ma non ultimo, insomma, l'autodromo di Monza è nell'immaginario collettivo un luogo, insomma, che richiama
la storia, la bellezza, no? E la qualità italiana, e appena concluso il Mimo, no? Esatto. Quando, cioè, diciamo che è stato un grande evento a Monza, è stato veramente un grande evento, una partecipazione pazzesca. E che cosa possiamo dire quindi dell'autodromo di Monza e di quello che c'è attorno? Ma direi che allora, sì, il Mimo è stato un grande successo. Credo che ci siano stati circa 70.000 partecipanti in 2 giorni e mezzo, e questo è stato fatto in assoluta tranquillità perché ormai la città è capace di sopportare, come si dice, Di supportare grandi mali, supportare. supportare. Perché ricordo che l'anno scorso, che è stato un anno un po' di Sì, era un ripresa, po' di vabbè, però transizione, infatti mi ricordo che comunque. un pezzo era Milano, Un pezzo era infatti, Milano, ma sì. io mi rifacevo al Gran Premio Un Gran di Formula Premio. 1, dove l'anno scorso abbiamo avuto 330.000 Però. biglietti venduti, il che vuol dire un afflusso superiore in 3 giorni, quindi vuol dire insomma tre volte gli abitanti della città in 3 giorni, eppure siamo riusciti a gestirlo bene. Quindi si conferma da una parte una città dove si possono fare anche grandi eventi, perché abbiamo alcuni spazi. L'autodromo sta riprendendosi anche lui dopo il periodo del Covid, Di crisi eccetera, del i Covid. rapporti con il resto della città si stanno rinfrancando e espandendo. Voglio ricordare che credo 6 luglio o 7, non mi ricordo più, insomma, quella domenica di quel Vediamo. weekend c'è la 6 ore, che anche questa è una corsa importante dopo la 24 ore di Le Mans, quindi il ritorno di alcune corse che non sono solo a Formula 1, quindi sta vivendo tutti i giorni, e quindi fa parte dell'attrazione della città. Non abbiamo bisogno come si può, di propagandarlo, perché Monza in questo momento è nota nel mondo per autodromo. Eh sì. Vogliamo dire che c'è un autodromo che è all'interno di un parco storico che è il più grande parco recintato d'Europa, con dentro una villa reale, una villa di origini austro-ungariche, ma che poi è stata Meravigliosa la ampliata da Villa Reale di Napoleone Monza. Bonaparte, e che è dentro una città che è accogliente e anche altre attrattività. Certo, quindi cosa possiamo dire ai nostri amici e alle nostre amiche che ci stanno ascoltando? Tanto venite a Monza a visitare questa bellissima cittadina che comunque è veramente di un richiamo non soltanto turistico e commerciale, ma proprio come vita vissuta, perché in tanti ambiscono a venire ad abitare a Monza, Sì, devo abbiamo un dire. discreto e siamo contenti di questo e vogliamo contribuire integrare questi nuovi cittadini con i residenti, perché si sentano parte comunque di una comunità, e poi diano anche il loro contributo come lo Certo, ritengono. intanto grazie all'assessore Carlo Abbà e un saluto a tutti voi e naturalmente alla prossima e viva Monza! Grazie e vi aspettiamo a Monza.